Buongiorno, ben ritrovati qui al, oggi è venerdì del Salone del Libro dallo stand della Protezione Civile. Io vi chiederei di fare un applauso a Titti Postiglione, che è vice capo del Dipartimento. Attenzione, chiedo, non bisogna girarsi da questa parte. Oggi comincia, ecco, vi raccontiamo un po' questo progetto che l'USI, che sulla cultura, che è la rivista in cui io lavoro, sta facendo con Protezione Civile, o meglio Protezione Civile sta facendo con l'USI nei giorni appunto del Salone. Troverete diverse cose appunto in questo stand durante queste giornate. Innanzitutto troverete una biblioteca tematica che è appunto qui, Equilibri di Protezione Civile, una biblioteca tematica aperta e partecipata. Cioè noi ci siamo con Titti Postiglione, anche lì ci sono i libri, ci siamo interrogati su una cosa, cioè quanto gli scrittori e le scrittrici italiani e non hanno scritto su temi che possono essere cariche, sono l'oggetto del lavoro quotidiano, del pensiero quotidiano, della protezione civile. E ne abbiamo trovati tanti, basta appunto girarsi qui da Donatella Di Pietrantonio, a Rosella Postorino, a Marco De Aglio, a Valeria Parrella, a Nadia Terranova, a Ian McEwan, eccetera eccetera. Alcuni di questi autori, alcuni degli autori che sono qui rappresentati in questa biblioteca, voi li troverete qui in questi giorni, cioè verranno qui a parlare dei temi che loro affrontano nei loro libri, che sono poi i temi della protezione civile. Più tardi ci sarà oggi pomeriggio per esempio Marco Rossari, poi Nadia Terranova, poi Donatella Di Pietrantonio e poi domani Francesca Mannocchi, Rosella Postorino, Roberto Gangor e Mattia Surroz e poi Michelangelo Pistoletto, insomma, quindi anche una presenza che qui al Salone è molto familiare. Prima però di fare questa chiacchierata con Titti Postiglione, Titti, io ti vorrei chiedere, cioè questo stand ha tutto un suo, io ne ho illustrato soltanto diciamo un pezzo che fa parte di questo progetto, ma questo è uno stand che in qualche modo gli si può descrivere, è un arco narrativo che questo stand prende in considerazione. Vorrei che ce ne parlassi. Grazie a Nicola Lagioia, grazie innanzitutto della sua presenza e di aver voluto associare il suo nome e il nome di Lucy ad un'iniziativa a cui noi della Protezione Civile crediamo tantissimo, e cioè quello di immaginare che la storia della Protezione Civile possa passare attraverso altre storie. È bella l'immagine dell'arco narrativo che ci rappresentavi, Nicola, ed è effettivamente così. Al lato destro, della mia destra, di questo stand, c'è una linea del tempo, che è la linea delle emergenze di Protezione Civile, che sono la nostra storia, ma se ci pensiamo bene sono la storia del paese, perché se noi parliamo di Vajont, se parliamo di alluvione di Firenze, se parliamo del terremoto dell'Irpinia o di quello dell'Aquila e di quello più recente del centro Italia, stiamo raccontando un pezzo della nostra storia, delle nostre comunità. E allora il salto è stato un po' ardito, però anche tutto sommato facile da compiere, e cioè, ma perché non associamo alla nostra storia, che è storia del paese, storie raccontate da altri? Chiaramente cercando un punto di convergenza, cioè un punto di contatto, e questo punto di contatto è nelle cose, perché poi gli autori, le autrici, quando scrivono, chiaramente scrivono raccontando storie di individui, di relazioni che si inseriscono in contesti. Ebbene, abbiamo verificato con piacere e neanche tanto stupore che questi contesti spesso sono i nostri contesti. E allora la differenza la fa il fatto che a parlare di ambiente, a parlare di rischio, a parlare di rapporto tra gli esseri umani e il territorio, a parlare di traumi, di catastrofi, non sia il linguaggio tecnico, scientifico, tipico di chi ricopre un ruolo nell'ambito del sistema di protezione civile, ma potessimo usare le parole e i linguaggi di qualcun altro, di chi di linguaggi e parole fa evidentemente il suo mestiere. E allora da qui è partita l'idea, e devo dire che abbiamo puntato in alto, e cioè abbiamo fatto un test a questa idea e l'abbiamo sottoposta
perché lui ha presentato me, perché lui non ha bisogno di presentazioni evidentemente, uno scrittore, sceneggiatore e tantissime cose, Nicola La Gioia, e in maniera un po' coraggiosa, fatemi dire, l'abbiamo proposta proprio a lui. Ma che ne pensi? Regge? E aver trovato, fammi dire, non solo interesse in te, ma addirittura ti abbiamo letto negli occhi una scintilla di passione, ci ha fatto capire che la strada poteva essere quella giusta. Ecco com'è nato lo stand, come si parlano questi due pezzi dello stand, quindi la nostra storia e la biblioteca Equilibri che hai perfettamente rappresentato. E aggiungo, per chi è interessato, che in realtà questo stand ha un'altra appendice, perché siamo anche al Bookstock, dove invece incontriamo i ragazzi e le ragazze in dei laboratori interattivi, e dove il protagonista è un fumetto. Questo per dire che l'arco narrativo lo abbiamo provato a percorrere in qualche modo tutto. Titti, mentre parlavi, ecco, io non so se gli amici e le amiche di Protezione Civile possono essere d'accordo su questa cosa qua, o invece sto dicendo una cosa blasfema, mi è venuta in mente una roba che nelle nostre chiacchierate non mi era mai venuta in mente, ma io appunto la cosa che dicevo a Titti è: per cortesia, non prepariamoci questa chiacchierata, neanche appunto poi l'altra che farò, perché le cose devono venire spontanee. Ma voi avete un testimonial a cui non avete mai pensato, secondo me, forse ci avete pensato, cioè in realtà il primo, la prima impresa che in qualche modo ha a che fare con le attività della Protezione Civile si trova nella Bibbia. Noè potrebbe essere, cioè quello mette, cioè c'è il diluvio universale, e quello mette sull'arca e salva le specie di tutti appunto gli animali, per garantire poi, nonostante una situazione terrificante, deflagrante, che riguarda tutta la terra, riesce in qualche modo a mettere in salvo. Quindi non so se questa cosa vi ci potete ritrovare, ma come diciamo testimonial, un vero antesignano della Protezione Civile potrebbe essere Noè, stavo pensando in questo momento. Te la posso commentare, Nicola, perché chiaramente è troppo ghiotta per lasciarla passare. Allora, noi ci eravamo spinti indietro nel tempo ed eravamo arrivati fino a Plinio il Vecchio. Perché Plinio il Vecchio? Perché Plinio il Vecchio, durante la famosa eruzione del 79 d.C., quella che distrugge Pompei ed Ercolano, era capo della flotta a Capo Miseno. E si racconta, e non è un racconto inventato, ma è storia, perché lo fa suo nipote Plinio il Giovane nella famosa lettera, che impiegò immediatamente la sua flotta per andare a salvare le persone che effettivamente stavano morendo a causa dell'eruzione. E quindi noi avevamo individuato nel 79 d.C. il primo soccorritore di Protezione Civile. Ma vedete la differenza nell'aprire lo sguardo? Uno sguardo diverso ci ha portato molto più indietro, e quindi da oggi Noè è a tutti gli effetti testimonial della Protezione Civile. Grazie, Nicola. Prego. Non mi sarebbe venuto in mente se la fossimo preparata, in effetti. Allora, prima stavamo parlando con Titti Postiglione, le stavo raccontando della mia esperienza radiofonica. Fra le tante cose che io ho fatto e che faccio ancora è lavorare in radio. Ecco, se mi vedete che sono un pochettino chiacchierone, dipende da questa cosa qua. No, perché vi dico, piccolo inciso, poi arrivo al punto. Il primo mese che ho fatto radio in vita mia ho perso 4 kg, perché ero proprio ansioso, perché uno scrittore può riscrivere la stessa pagina 40 volte finché non trova la cosa giusta. Uno speaker radiofonico non può non sbagliare, non può non commettere degli errori. E quindi il regista dall'altra parte del vetro, che si chiama Piero Pugliese, che sta là, è l'unico regista, sempre, se voi sentite le cose di Radio 3, alla regia Piero Pugliese, perché Radio 3 non ha risorse, c'è sta sempre lo stesso regista che sta. E lui mi vedeva dall'altra parte del vetro e faceva: Nico, ti vedo un po' sbattuto. E io faccio: sì, guarda Piero, ho perso 1 chilo a settimana. Ma perché? Perché ho paura di dire stupidaggini. Non ti preoccupare, perché questi rotti amici, tu a che stupidaggine la devi fare, la puoi fare. Due cose non devi fare: la prima è state zitto, perché in radio un buco è peggio. La seconda, e vengo appunto alla domanda che non si può fare a Radio 3, è: come tutti sanno, tu non puoi dire come tutti sanno, cioè io non potevo dire fino all'anno scorso che dirigevo il salone, come tutti sanno il salone del libro è nato nel 1980, perché poi qualcuno dice: oh, come tutti sanno, de che è? Io non lo so. Quindi
noi partiamo dal presupposto che non tutti quanti sanno, tutti, proprio quelli che stanno qua anche, beh, voi sì, come è nata la protezione civile, ma io stesso, prima di farmi una lunga chiacchierata con Titti Postiglione, sì, l'avevo letto, ma poi l'avevo dimenticato. E quindi so che quindi questa domanda, per voi che ci lavorate ogni giorno, può sembrare una domanda pleonastica, può sembrare una domanda inutile, ma secondo me invece vale la pena di raccontarla. Allora, mi permetto di fare una cosa, perché come al solito le idee vengono parlando con Nicola, perché questa rappresentazione che ci ha fatto della differenza tra uno scrittore e chi lavora in radio si attaglia perfettamente a noi della protezione civile. Allora, se io dovessi dire, mi sento, ahimè, molto più vicina a chi parla in radio che a uno scrittore. Questo perché? E torna bene con la storia della protezione civile, perché noi abbiamo un grande nemico che si chiama tempo, e quel tempo purtroppo in protezione civile, quando gestiamo le emergenze, non lo abbiamo mai, non è mai sufficiente, non è mai un tempo lungo, ma è invece la reazione immediata e la risposta del non poter stare zitti, che dicevi tu che è in radio. E allora andiamo invece alla risposta alla domanda di Nicola, la storia della protezione civile. Sarà che io ci sono nata dentro e quindi troverete nelle mie parole una grande passione, però è una storia affascinante. È una storia in cui si riesce a recuperare un anno preciso, che è il 1980. Per quelli un po' più vecchiotti di noi significa tanto il 1980. 23 novembre, intorno alle 19:30 di sera, una scossa violentissima colpisce il territorio dell'Irpinia. Una terra complicata, l'Irpinia, una terra in parte abbandonata, il terremoto capita in un periodo freddo, c'è neve, le strade sono completamente messe a soqquadro dal terremoto, i soccorsi fanno fatica ad intervenire, ad arrivare, addirittura in alcuni luoghi si racconta che arriveranno soltanto settimane dopo per soccorrere sopravvissuti che non ci sono neanche più, e quindi la macchina di una protezione civile che non c'era, perché ancora non era stata disegnata, fa fatica ad intervenire. E in quel terremoto, in quell'anno, si immagina che nasca la protezione civile, perché un signore che aveva un ruolo un po' particolare nel nostro paese, perché era il Presidente della Repubblica, Sandro Pertini, denuncia in TV il fatto che i soccorsi fossero arrivati in ritardo, che non ci fosse una risposta pronta, che mancasse insomma un'organizzazione. E quindi da questo grido di allarme comincia a nascere l'idea che nel nostro paese ci fosse bisogno di qualcuno e di qualcosa che si occupasse ordinariamente della tutela della vita delle persone. Questo embrione di idee resta un po' quasi congelato lì, e deve succedere un'altra cosa perché nasca la protezione civile, e succede dopo qualche mese un fatto completamente diverso da un terremoto: la caduta di Alfredino Rampi nel pozzo di Vermicino, 1981. Un bambino caduto in un pozzo piccolissimo, in una terra anche quella poco conosciuta, alle porte di Roma. Il dramma spaventoso di una famiglia, di una madre in particolare, che vede sotto i propri occhi la tragedia e che si rende conto non ci sia nessuno che riesca in qualche modo ad aiutarla. Che cosa hanno in comune questi due eventi così diversi, così straordinariamente tragici ma apparentemente differenziati? Un terremoto gigantesco da una parte, tre regioni coinvolte, 3.000 morti, decine di migliaia di feriti senza tetto, e invece un piccolo pozzo con un solo bimbo coinvolto, seppure in una tragedia. Hanno insieme, in comune, queste due cose, il fatto che non c'è un sistema in grado di farsi carico di questo dramma e di gestirlo in qualche modo, di dare delle risposte. Manca un coordinamento di una macchina capace di mettere insieme il linguaggio della scienza, della tecnica, gli operativi, il volontariato, il mondo degli esperti del soccorso, i vigili del fuoco, il soccorso alpino, e di dare delle risposte. Di fronte a quella madre, Franca Rampi, una paladina della protezione civile ancora oggi, Sandro Pertini e l'allora
Giuseppe Zamberletti, già padre della protezione civile che avevamo conosciuto nel terremoto del Friuli, fanno una promessa alla signora Franca dicendo: questa cosa non succederà mai più perché faremo nascere nel nostro paese la protezione civile. Ed è così che dall'80 e dall'81, da quelle terribili macerie e da quel bimbo caduto in un pozzo, nasce l'idea di una struttura che in maniera permanente si possa occupare non solo di prepararsi alle emergenze, che è il grande tema, la protezione civile sono le divise dei nostri bravissimi volontari e bravissime volontarie, ma dei tanti tecnici del soccorso, delle nostre forze armate, le forze di polizia, i vigili del fuoco, la comunità scientifica, che non si occupano solo della gestione dell'emergenza, ma che si occupano di fare previsione e prevenzione nel tempo di pace, studiare i fenomeni e prevenirli, e soprattutto e anche di superare le emergenze e accompagnare i territori alla ricostruzione, che è una fase importante. Ecco, la protezione civile nasce lì, Nicola. Sono due date che effettivamente sono proprio incise nella storia del secondo Novecento italiano. Prima di fare una domanda seria, no, io per fortuna poi nella tragedia poi ci sono anche certe volte delle cose da commedia, raccontai quando mi raccontò questa cosa qua a Titti Postiglione, dove ero io la sera del terremoto, e lì veramente uno dice la magia dell'arte, del cinema. Io abitavo a Bari, o meglio i miei nonni stavano a Capurso, io andavo con mia nonna al cinema. E andare, vi ricordate, c'erano i cinema di sedicesima visione, di cinquantesima visione, non di seconda visione nei paesi, e noi quella sera con mia nonna andammo a vedere Piccole donne, quella con Liz Taylor, cioè quella l'ennesima, e fu durante il terremoto, ed eravamo talmente, come dire, trasportati che non ci rendemmo conto che c'era il terremoto. Cioè mia nonna si girava ogni tanto, c'erano dei ragazzini e li rimproverava: ragazzino, stai fermo, perché pensava che fossero, che dessero i calci alla sedia. Poi invece siamo usciti, e meno male, perché altrimenti ci saremmo schiacciati nel cinema gli uni con gli altri. Poi siamo usciti alla fine del film e vedevamo tutte le persone che guardavano i pali, mi ricordo, perché i pali si muovevano per capire se il terremoto era finito. Ora, una cosa che vorrei chiederti, cioè voi avete a che fare con un paese, credo, molto particolare, che è appunto il nostro paese, è l'Italia. Io qualche mese fa ero andato a fare una, diciamo così, trasferta letteraria, perché era uscito un mio libro laggiù negli Stati Uniti, però non mi avevano mandato questa volta, come spesso fanno, a New York, a Los Angeles, a Boston e a Chicago, cioè in posti che sono abbastanza riconoscibili per un europeo, ma in posti tipo, che ne so, l'Arkansas, la Louisiana, il Mississippi, eccetera eccetera, ma posti in cui tu fai 400 km di terra sempre uguale, cioè non c'è niente, ci sono dei Walmart, dei centri commerciali, e poi non c'è assolutamente nulla. L'Italia ha una varietà di paesaggio veramente incredibile. Guardate, io vengo dalla Puglia e ancora i miei parenti più anziani, quando io dico che mi sentono dire in radio oppure qui eccetera eccetera, ci fosse, vengo dalla Puglia, no, dalle Puglie, perché appunto se tu passi dal Gargano alla terra di Bari, a questa cosa che si chiama BAT, che noi diciamo baresi non sappiamo ancora cos'è, che sarebbe questa provincia di Barletta, Andria e Trani, questa cosa già io, e poi passi però al Brindisino, alla Valle d'Itria, al Salento, al Tarantino, dove ci sono poi l'Adriatico e lo Ionio che si incontrano, e poi comincia appunto tutta un'altra, e poi si va verso la Calabria. Beh, ci sono soltanto in quella regione lì 4 o 5 paesaggi completamente diversi, ci sono le Murge, ci sono, cioè, allora questa che cos'è, Titti, cioè per voi, cioè, però vista dal punto di vista della protezione civile, cioè questa è una ricchezza incredibile o è una, diciamo, fragilità che al tempo stesso, in tutto questo, in un paese d'Europa, e l'Europa è una delle zone, anzi è il continente più antropizzato del pianeta, perché ci sono, diciamo che il nostro rapporto con la natura è sempre, cioè in Brasile non è così, cioè, hai capito, la foresta amazzonica che pure è in pericolo, però invece noi abbiamo una continua giusta posizione di opere dell'uomo e natura e paesaggio, che cambia, cioè che tipo di paese siamo da questo punto di vista? Bellissima domanda, perché hai toccato il cuore della questione, e cioè
che Italia abbiamo di fronte e di che Italia ci dobbiamo preoccupare e curare. È un'Italia fragile, quindi la risposta è netta, e cioè quella ricchezza che tu raccontavi, che c'è tutta e che chiaramente è una risorsa, perché per esempio è ricchezza di comunità diverse, che parlano anche linguaggi diversi perché nascono da culture diverse, diventa straordinaria armonia nelle situazioni emergenziali. E quindi tu hai, ricordo con qualcuno dei volontari, si parlava prima del terremoto dell'Aquila del 2009, ricordo per esempio dei bellissimi campi di tende portati giù dalla regione Val d'Aosta, che lavoravano su piccoli paesini dell'Abruzzo e che in alcuni casi avevano addirittura difficoltà a capirsi quando parlavano il dialetto, eppure in quell'incontro di differenze nasceva ogni giorno una ricchezza straordinaria. Quindi questa ricchezza è per noi una risorsa, ricchezza di diversità, perché nella diversità c'è chiaramente sempre arricchimento. Però è fragilità perché è evidente che non ti trovi a gestire l'uragano che attraversa centinaia di chilometri e incontra case di legno che vengono facilmente smontate e rimontate all'occorrenza, ma da noi magari un terremoto, una perturbazione intensa si abbattono su un centro storico, quale quello dell'Aquila, che è uno dei più vincolati d'Italia, dove i danni che fa evidentemente non sono riparabili in un tempo breve. Quindi è una fragilità connessa a due fattori, che poi se ci pensiamo sono i fattori del rischio, e cioè da una parte uno straordinario ventaglio di fenomeni possibili. La tua Puglia è soggetta ai terremoti, c'è una zona, quella del Gargano, che è ad altissima pericolosità per esempio, ma è soggetta ad alluvioni, a frane, è soggetta alla siccità, al maremoto con tutta la quantità di coste che ha esposte. Quindi c'è una fragilità legata a fenomeni che si fanno a causa del cambiamento climatico, peraltro sempre più intensi e sempre più frequenti, e una fragilità data dall'esposizione, e cioè una vulnerabilità legata a queste comunità che spesso abitano peraltro in grandi città così come in piccoli centri, magari difficili da raggiungere in caso di emergenza e difficili da ricostruire dopo gli eventi, e una fragilità data anche dalla vulnerabilità delle nostre strutture e infrastrutture. Perché se è vero che l'Italia poi è tutto sommato geologicamente una terra anche giovane e quindi in quanto tale dinamica... Ah, vedi, questo non lo sapevo. Sì. E il suo costruito è un suo costruito antico rispetto a un'epoca. Ma vuol dire che noi siamo emersi da poco? Vuol dire che noi nasciamo da una serie di scontri, parlando di tettonica delle placche, che è molto particolare, cioè capitiamo in un pezzo di mondo che ha una sua specificità, e quindi gli Appennini, le Alpi che si sono formate in un determinato modo, la spinta dell'Africa, l'apertura dei mari, fanno sì che ci siano una serie di contingenze tale per cui la nostra è una terra ballerina, o ancora ci sono pochi posti nel mondo come la nostra bellissima costa ligure o quella campana, dove si dice i tempi di corrivazione, cioè il tempo che impiega la goccia d'acqua da dove cade ad arrivare a mare, è così breve che i danni che fa sono terrificanti, perché non ha il tempo, l'acqua, per potersi accumulare e sedimentare. Allora tutto questo fa sì che la terra sia molto fragile, molto vulnerabile per il nostro costruito. E aggiungo un ultimo elemento, Nicola, e qui ritorna la nostra biblioteca: la consapevolezza da parte delle persone, che purtroppo è una consapevolezza ancora un po' immatura, fammi dire, e cioè un senso di responsabilità che mi porta a dire: ma dove vivo? Quali sono i rischi che corro? So che cosa fare in emergenza? E ancora, cosa posso fare ogni giorno per prevenire i rischi e per metterci del mio ed aiutare la protezione civile, che è anche il cittadino? Ecco, questa cultura del rischio e della protezione civile è ancora troppo giovane, e in questo senso la letteratura ci può essere di grande aiuto. Quindi gli autori, le autrici ci possono aiutare ad avvicinare un cittadino che magari vede la protezione civile anche un po' come respingente, perché oddio, sono quelli che mi parlano delle tragedie, delle calamità, mi devo preoccupare anche di questo, la vita è già difficile, devo pensare anche al terremoto. Magari invece attraverso una poesia, attraverso un racconto, ci può essere un avvicinamento ad un mondo che altrimenti sembrerebbe quasi ostile. Questo è molto interessante. La questione della sensibilità allora mi fa pensare ad un'altra cosa. No,
te la faccio dopo quest'altra domanda perché spezzettiamo un po'. Allora, io sono una persona che ha un rapporto, diciamo, ancora di difficile accordo con la propria ansia. Cioè, mi ricordo, cioè, quando per esempio facevamo quel salone del libro, io volevo già programmare quello dell'anno dopo, perché c'ho proprio un pensiero anticipatorio, perché penso che in questo modo sono sempre del sud, quindi fatalista sono, se deve succedere qualcosa succede, però se puoi ridurre le probabilità che succeda qualcosa di negativo. Il problema, come tu dicevi prima, è che voi avete un rapporto con il tempo davvero incredibile, cioè nel senso fate tutti quanti ovviamente i lavori di prevenzione, di informazione eccetera eccetera, poi però non sapete dove succederà la cosa, quando succederà e nel momento in cui succederà. Ecco, come fate a gestire l'ansia? Perché voi lavorate ci sono dei momenti in cui voi lavorate nell'emergenza. Da una parte tu hai detto prima la cosa dell'emergenza, mi veniva da dire che se l'Italia lavorasse in emergenza per 3 anni diventerebbe una potenza mondiale, perché noi da questo punto di vista, diciamo, tiriamo il meglio di noi e poi torniamo appunto quelli di prima. Però voi avete un rapporto con l'emergenza veramente molto singolare. Come viene gestito tutto questo? Allora, darei due risposte. Una in parte l'hai data anche tu, cioè vinci e combatti la tua ansia programmando, no? Pianificando. Ed è quello che facciamo noi, e cioè sapendo che appunto succederà, perché questo è il bello o il brutto a seconda dei punti di vista, cioè tu sai che succederà in ogni caso, effettivamente non sai precisamente dove e precisamente quando. Però ti costruisci degli scenari possibili, quindi cominci a pianificare e dire, beh, che cosa potrebbe accadere? È vero, non so quando, non so precisamente dove, però un'idea ce l'ho, cioè che il Vesuvio e i Campi Flegrei siano dei vulcani, giusto per citare una cosa piccola piccola che ossessiona le nostre notti, e sappiamo dove sono e quello che potrebbero effettivamente fare, e allora prepariamoci. Ecco che la preparazione, intesa come pianificazione, è un grande deterrente dell'ansia, cioè aiuta moltissimo. Quindi il primo ingrediente direi che è questo. Ce n'è un secondo che si chiama squadra, e cioè l'ansia è il classico fenomeno che congela chiunque si trova a gestire qualcosa di complicato da solo. Se invece ti volti a destra e a sinistra, indietro e in avanti, e trovi accanto a te persone che sono addestrate come te, che hanno i tuoi stessi obiettivi, che hanno fatto i tuoi stessi ragionamenti, con cui lavori nel tempo di pace, che noi ormai chiamiamo tempo di tregua tra un'emergenza e l'altra, ecco, allora il senso di squadra ti aiuta moltissimo, ti riesce a far fare quel salto trasforma l'ansia, che, attenzione, non va mai sopita del tutto, perché poi produce quella straordinaria cosa che si chiama adrenalina, che ti tiene comunque su e ti fa lavorare magari per 3 giorni di seguito senza dormire e senza mangiare, però ecco, ti trasforma quell'ansia in una capacità di fare insieme e di sapere che l'errore è possibile, come in radio, ma se avviene devi avere la forza e la reazione e la capacità, oggi si parla tanto di resilienza, non ne possiamo più, di reagire e superare quell'ostacolo, quindi la capacità di superare gli errori e di farlo insieme, quindi direi il senso di squadra. Terzo ingrediente, la fiducia. La fiducia che vuol dire, quando sei un sistema e la protezione civile lo è che dove non arrivi tu riesci ad arrivare qualcun altro, e quindi ti affidi. Affidarsi è una parola meravigliosa. Ma per poterlo fare devi conoscere chi sono quelli che corrono insieme a te, e nella profonda conoscenza delle tante anime della protezione civile c'è un'altra chiave di lettura, direi. Guarda, non ti farò la domanda sui Campi Flegrei e sulle pendici, perché quello credo sia un mistero insondabile per chiunque, cioè perché questa cosa ormai è conclamata, cioè si sa che quello è un posto pericoloso. Però questa cosa qua non è un deterrente per chi ci abita e che ritiene di rischiare, cioè, ma quindi non, credo che sia proprio quasi insondabile che cosa scatta in una persona, perché una volta che tu proprio glielo dici. Però invece vorrei allargare il discorso, cioè non mi vorrei focalizzare su questa cosa, che pure rimane poi una proprio essendo arrivato a livello di uomo della strada, capito, questa emergenza qui, questa cosa la sappiamo, no, ma vorrei passare da un paesaggio all'altro, cioè
voi avete questa, questa responsabilità che è enorme, e anche questa fatica che è enorme, ma anche un privilegio, perché attraverso o le emergenze o la prevenzione voi davvero viaggiate per tutta l'Italia e avete a che fare, che però è il paese dei campanili, ecco, cioè l'Italia è un paese, cioè a Trento non trovate la stessa cosa che trovate, non dico a Lampedusa, ma a Torino o che ne so, e quindi sovrapponiamo questi due paesaggi. Voi avete un paesaggio idrogeologico, fisico, eccetera, eccetera, e poi però questo paesaggio lo dovete sovrapporre a un paesaggio umano. Qual è il paesaggio umano con cui voi avete a che fare? Qual è l'esperienza, ecco, dell'attraversamento di questo paesaggio? Bellissimo, perché lo dico veramente annotandomelo nella testa. Quando all'inizio abbiamo cominciato a parlare con Nicola, io ho esordito dicendo che questo incontro con il mondo della narrazione per noi è prezioso perché ci apre lo sguardo, no? E in realtà adesso, con parole da scrittore, Nicola ha declinato la formula del rischio, che magari noi avremmo raccontato con una formula matematica, R uguale P per E per V, e lui l'ha fatto con le parole. E fatemi dire, non perché davanti a me, ma funziona molto meglio come la dice lui, evidentemente. E effettivamente è questo, cioè noi sovrapponiamo ad un paesaggio naturale, a un territorio, un paesaggio umano. Che è bella anche l'espressione di paesaggio umano. Com'è? È come dici tu, è un patchwork pazzesco. E questo fa sì, per noi è un grandissimo insegnamento, che non può esistere un modello. Cioè io non posso vivere un'esperienza, il terremoto dell'Abruzzo nel 2009, e fronteggiare poi il terremoto dell'Italia, dell'Emilia Romagna, della Lombardia e del Veneto nel 2012, prendendo quel modello e portandolo lì. E questo non solo perché il territorio è diverso, ma perché sono diverse le comunità, e cioè è diverso quel paesaggio umano, che guarda un po'. È diverso perché è diverso il paesaggio naturale e territoriale, perché l'uomo è figlio del territorio e quindi chi vive le Alpi non vive il mare della mia Salerno, ma che anche a prescindere è un fattore diverso, e quindi è il motivo per cui noi diciamo che ogni emergenza per noi non è un modello quanto più un laboratorio in cui, sembra quasi stridente dirlo, sperimentiamo, tra virgolette, non sulla pelle delle persone ma sulla pelle nostra, delle buone pratiche, capiamo se possono funzionare o no e siamo pronti a ritirarle fuori dalla nostra cassetta degli attrezzi all'emergenza successiva, sapendo però per certo che non potremo mai utilizzare lo strumento allo stesso modo, ma che ci dobbiamo far contaminare da quelle comunità per piegare la nostra esperienza e la nostra conoscenza ad una realtà che è completamente diversa. E quindi questo è un fattore imprescindibile di conoscenza, ed è il motivo per cui, ne approfitto per dire una cosa bella, Nicola, noi sempre più come Protezione Civile ci stiamo aprendo al mondo delle scienze umane e sociali, perché per troppo tempo si è pensato che Protezione Civile fosse un problema tecnico, e cioè come registro il terremoto o come metto in sicurezza un edificio, che è un tema, è il tema, non c'è dubbio, ma se appunto di quel paesaggio umano noi non abbiamo piena conoscenza, ci mancherà sempre un pezzo. Questo è il motivo per cui a settembre, fine settembre 23-24, faremo un'importante conferenza nazionale su scienze umane e sociali per la Protezione Civile, e abbiamo lanciato una call che scade il 20 maggio a tutti coloro, ricercatori, esperti, studiosi, che hanno da raccontare ricerche, studi, temi che intrecciano la protezione civile, ma avendo come focus non tanto il fenomeno quanto invece il fattore umano, di venircelo a raccontare, perché abbiamo bisogno proprio di questo. Ti faccio un'ultima domanda, è sempre appunto da persona che carpisce cose ed è interessante restituirle. Allora, voi, da quello che capisco, ovviamente funzionate su una base di enorme professionalità, che credo che sia anche una interdisciplinarietà, perché c'è bisogno
di tante competenze diverse per fare appunto quello che tu dici, altri ne state acquisendo. Tu però prima hai citato i volontari della Protezione Civile. Noi viviamo in un mondo in cui sembra che ogni istante della nostra vita lo dobbiamo capitalizzare per qualcosa che riguarda noi stessi, come se gli altri non avessero a che fare con noi stessi, quando invece è la stessa cosa, o quasi non è la stessa cosa, ma insomma il legame. Come funziona questo vostro rapporto con i volontari, questo nostro rapporto con i volontari? Anche qui, perché voi avete capito che noi veramente non abbiamo preparato nulla, lui non ne ha bisogno, io magari un po' di più, però è incredibile come, e ne sono molto 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 felice, Nicola stia toccando il cuore, proprio le corde della nostra anima più profonda, e il volontariato lo è, e ringrazio veramente in questa occasione le tantissime migliaia e migliaia e migliaia di volontari e di volontari che animano il nostro mondo. È la nostra fonte inesauribile di conoscenza, di esperienza, di generosità e di valore. Il volontariato è il vero valore intoccabile ed imprescindibile della Protezione Civile, perché se è vero come è vero che non possiamo fare a meno dei professionisti, siano quelli del soccorso, siano i geologi, gli architetti o gli esperti del servizio sanitario o tutti gli altri, non possiamo prescindere dal volontariato. Che cos'è questo volontariato di Protezione Civile? È la straordinaria generosità di donne e uomini, più giovani, meno giovani, non c'è differenza, che hanno qualsiasi estrazione sociale, che praticano qualunque professione, che decidono di dedicare un pezzo della propria vita, del proprio tempo, delle proprie energie, dei propri saperi a disposizione degli altri, di quello che si chiama bene comune. Ecco, questo è il salto straordinario che fa la differenza tra un comune cittadino e un volontario. Il cittadino in molti casi è ripiegato su se stesso, sulla propria individualità. Il volontario ha lo sguardo largo, guarda prima la comunità che se stesso e sa di essere a servizio degli altri. Ecco, nel nostro paese il volontariato è antico, pensa che, senza dover citare tutti perché sarebbe impossibile, ma appartengono al Medioevo le più grandi esperienze di volontariato organizzato, quasi di Protezione Civile, con le Misericordie che recuperavano le vittime della peste, le tenevano da parte per evitare il contagio, banalmente. Ebbene, questo volontariato che nasce antico e che diventa sempre più forte, spostando la sua azione dall'emergenza al presidio delle comunità, quindi alla pervasività nel cosiddetto tempo di pace, facendo comunicazione, informazione ai cittadini, formazione, è un volontariato che è valorizzato dal nostro paese. Questo mi piace dirlo perché ha una unicità a livello internazionale. Pensate che nella nostra società è previsto che al volontariato di Protezione Civile vengano riconosciuti dei benefici per il fatto che presta la propria opera a servizio degli altri. E quindi, per esempio, un volontario lavoratore o una volontaria lavoratrice che parte in emergenza per soccorrere le persone ha la garanzia che non soltanto non perde il lavoro, ma che in quei giorni è come se stesse lavorando, perché lo Stato riconosce magari alla sua azienda privata quel lavoro che il volontario non fa. Allora, questo è un segno di civiltà profondissima, è una cosa che non si sa, profondissima, che fa capire quanto il volontario sia un pezzo insostituibile del nostro sistema di Protezione Civile. Grazie Titti Postiglione, io vi dico quello che vi aspetta intanto oggi pomeriggio, ve lo ripeto, e provando anche, faccio un po' un giochino, provando a immaginare di che cosa si parlerà, poi invece parlerai tutt'altro. Magari alle 16 c'è Marco Rossari. Marco Rossari ha scritto un libro che ha un vulcano nel titolo, perché è uno dei capolavori del Novecento, che è Sotto il vulcano di Malcolm Lowry, il libro molto impegnativo, però lì è interessante perché quello è un vulcano che non esplode in quel caso, ma la cui presenza in qualche modo determina gli umori e il paesaggio umano appunto di chi ci sta sotto, perché vivere sotto un vulcano significa qualcosa indipendentemente del fatto che accada o non accada qualcosa. Poi ci sarà Nadia Terranova, la quale appunto
Ma io qua c'ho gli orari scombinati, scusate, c'ho gli orari sbagliati qua. Pardon. Allora, no, era giusto, ok. No, poi domani, pardon, c'è Nadia Terranova. Nadia Terranova ha scritto un libro proprio sul terremoto di Messina, quello terrificante. Poi c'è Donatella, quindi parlerà probabilmente, si parlerà di terremoti, di terra che si muove, eccetera, eccetera. Poi Donatella di Pietro Antonio, ecco, arrivo fino a domani, che ha parlato nel suo libro, c'è molto il sentimento della, diciamo, tutela e anche della rinascita e anche del prendersi cura del territorio, che nel suo caso, appunto, nel caso di Donatella di Pietro Antonio, è la Maiella, che è un luogo di cui spesso non si parla. E infatti è interessante, questi incontri sono interessanti anche perché sono, come diceva Guido Piovene, un viaggio appunto in Italia. Grazie al vice capo dipartimento Titti Postiglione, grazie alla Protezione Civile, qui i libri sono a vostra disposizione per consultarli, leggerli, e qui gli incontri continuano, e quindi ben arrivati. Grazie Nicola.